oggi vi svelo finalmente la sorpresa che vi ho detto la volta scorsa. Trasformeremo la polvere di carboncino che abbiamo utilizzato l'altra volta in colore a olio. Filtrare la polvere per evitare che ci siano piccole particelle che vadano poi a rovinare il colore. Mettiamo la polvere in questo modo e vedete come il residuo che rimane? Poco, perché l'ho macinato bene. Comunque, se non siete sicuri, datela sempre un'altra macinata con il pestello. Deve essere una polvere molto 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 sottile, non deve rimanere neanche un grumo. Una volta fatto questo, portiamo tutto la polvere al centro. Consiglio di impastarlo con dell'olio di lino, possibilmente crudo, una piccola quantità. Ecco. Diciamo che così va bene, non è neanche un cucchiaino, se vedete che è troppo, proprio qualche goccia, iniziate con qualche goccia. Qualche goccia. Sia qualche goccia di olio di lino e poi un po' di vernice Damar. Sempre qualche goccia da mettere dentro un cucchiaino. E via, così. Dopodiché potete iniziare a impastare. Potete farlo sia con la spatola che con il pestello, che è meglio questo, il pestello, perché essendo più pesante riuscite a rompere meglio il carboncino. Vedete la consistenza? Questo adesso ancora necessita un po' di olio e di vernice. Fare questa operazione potete anche utilizzare, se non avete un pestello, potete anche utilizzare un bicchiere. In questo modo praticamente andate sopra, fate conto che questo sia un bicchiere, andate sopra e girate. Il colore è pronto. E potete metterlo in un contenitore. Contenitore. Cercate di pulire bene, così da prendere più colore possibile, da conservare più colore possibile. Ora, per mantenerlo morbido, potete aggiungere qualche goccia, ma proprio qualche goccia, di trementina, sempre con un cucchiaino. Bastano pochissime gocce per mantenerlo
facciamo una prova di questo colore, giusto per renderci conto. Facciamo ottenere corposità. Anche trasparenza, vedete? Ecco, è questo tutto. Potete farmi tutte le domande che volete e noi ci vediamo sabato prossimo per il prossimo video. Iscrivetevi al canale. Buon fine settimana a tutti, ciao!